Sommario di questa settimana: pensionati, mentre continua a livello nazionale la raccolta di firme da parte di CGIL, CISL e UIL a sostegno dell'aumento di retribuzioni e pensioni, i pensionati chiedono più attenzione sulla non autosufficienza e sul caro vita. Badanti, un'inchiesta dell'agenzia formativa IAL di Rimini evidenzia le problematiche connesse alle esigenze degli anziani e dei loro familiari. Scadenze fiscali iniziate presso tutte le sedi CAF CISL della nostra regione, le prenotazioni per la compilazione della denuncia dei redditi relativa al 2007. Salve, ben ritrovati per questa nuova puntata di informazioni sindacali, rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia Romagna, con notizie dal mondo del lavoro. In apertura di trasmissione, come avete sentito dal sommario, parleremo della raccolta di firme che CGIL, CISL e UIL stanno raccogliendo in tutte le principali piazze d'Italia a sostegno dello sviluppo e la crescita economica del nostro paese, ma anche e soprattutto per la rivalutazione sia delle retribuzioni dei lavoratori che delle pensioni. In particolare, i pensionati chiedono maggiore attenzione per la non autosufficienza ed un maggiore controllo di prezzi ed inflazione. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato in merito e che prego la regia di mettere in onda. I lavoratori dipendenti e i pensionati, quelli che sostengono il maggior peso fiscale nel paese, hanno subito una pesante perdita di potere d'acquisto. Per questo CGIL e CISL e UIL hanno aperto una grande vertenza sull'aumento delle retribuzioni e delle pensioni. Le richieste, su cui era partito un confronto subito interrotto dalla crisi politica, restano per CGIL e CISL e UIL un punto fermo nei confronti di qualsiasi governo che si formerà dopo le elezioni. Il sindacato pone tale questione come prioritaria nella vita del paese e deve essere il primo impegno del prossimo governo. Perciò chiede a tutti i partiti di pronunciarsi in campagna elettorale sui punti della piattaforma sindacale che riguardano IRPEF, aumenti retributivi, federalismo fiscale, politiche per la casa, tariffe e prezzi. In particolare i pensionati chiedono a gran voce più solidarietà per i non autosufficienti e una lotta al caro vita attraverso l'istituzione di un paniere di beni essenziali di sopravvivenza da tutelare integralmente. Saremo in tutte le piazze d'Italia per raccogliere le firme a sostegno della nostra piattaforma. Le nostre proposte partono soprattutto da una rivalutazione delle pensioni, dal fondo per la non autosufficienza, quindi sostegno economico anche nei confronti delle famiglie che sono in difficoltà, 3 milioni in tutta Italia, e anche l'individuazione di un nuovo paniere che tenga conto dei specifici bisogni degli anziani, e proprio perché noi riteniamo che anche attraverso questo si possa salvaguardare il potere d'acquisto eroso soprattutto da molti aumenti, non ultimi a partire dal 1° di aprile, quelli del gas e quelli dell'acqua, che sicuramente incidono pesantemente sia sulle pensioni ma anche nei confronti poi di tutti i lavoratori. L'INAS è il patronato della CISL. Da più di 50 anni si occupa di una serie di tematiche riguardanti la tutela e l'assistenza per i cittadini, in quanto servizio che offre questa attività al pubblico, ma anche ai singoli iscritti della CISL stessa. Accanto ad attività tradizionali tipiche del patronato, quali la tutela di natura previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, e la tutela dei lavoratori del pubblico impiego per quanto riguarda la gestione dei propri fascicoli previdenziali, ultimamente il patronato si è occupato anche di nuove tematiche, quali per esempio quelle riguardanti il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati. Invito appunto la cittadinanza e gli iscritti a rivolgersi ai nostri sportelli, convinto che i nostri operatori saranno disponibili e pronti dal punto di vista professionale a rispondere alle diverse esigenze. Cambiamo argomento e parliamo ora di badanti, con una inchiesta dell'agenzia formativa IAL di Rimini che evidenzia le problematiche connesse alle esigenze degli anziani e dei loro familiari. Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, lo IAL ha realizzato un'indagine sul territorio della provincia di Rimini con l'obiettivo di acquisire gli elementi necessari a comprendere i bisogni degli anziani non autosufficienti e dei loro familiari, che ricorrono all'aiuto degli assistenti privati. Sono stati intervistati rispettivamente 80 familiari ed un campione di 100 assistenti private che lavorano nella provincia di Rimini. Questa è stata l'occasione per puntualizzare le problematiche connesse alle esigenze degli anziani e dei loro familiari e alla loro attività di cura delle badanti, alla loro inclusione sociale e alle modalità di accesso al mercato del lavoro.
L'esigenza espressa dalle famiglie con a carico anziani non autosufficienti che necessitano di una manodopera flessibile, senza vincoli di orari e con una grande disponibilità, trova risposta nell'offerta di lavoro delle lavoratrici immigrate, spesso in condizioni di irregolarità, e che non trova riscontro nell'attuale gamma dei servizi erogati dal pubblico e dal privato. La ricerca ha messo in evidenza innanzitutto da parte delle famiglie la necessità di avere un maggiore sostegno economico e da parte delle badanti di avere un luogo in cui riuscire ad incrociare domanda e offerta di lavoro in modo tale da poter anche in questo modo apportare un contributo migliore al tipo di lavoro che stanno svolgendo. A 10 anni dall'emanazione della legge 196 del 97, il mondo del lavoro non sembra drammaticamente cambiato come qualcuno prevedeva, ma ne sono cambiate drasticamente le regole di scambio, il cosiddetto mercato del lavoro. La nostra associazione ha seguito questa evoluzione cercando di assistere man mano in modi sempre più articolati gli associati, partendo dai servizi e dall'assistenza contrattuale o dal patrocinio individuale. Il Club Giovani è la risposta della CISL alle nuove esigenze del mercato del lavoro, pertanto si tratta di un'iniziativa che permette al nostro associato di essere seguito in quel percorso che si chiama appunto accompagnamento al lavoro. Il nostro associato può usufruire di una postazione internet gratuita dove verificare le offerte di lavoro presenti su Bologna e provincia, utilizzare la nostra bacheca ed eventualmente verificare gli aggiornamenti sempre relativi alle offerte di lavoro, redigere assieme a noi un curriculum ed eventualmente viene anche preparato ad affrontare un colloquio di lavoro. In ultimo, il lavoratore avrà anche a disposizione tutte le informazioni relative al contratto che eventualmente potrà essere sottoscritto. La CISL Emilia Romagna, in collaborazione con Unisalute, società specializzata in assistenza sanitaria, offre gratuitamente in esclusiva a tutti i propri iscritti un ampio pacchetto di servizi di assistenza e di informazione telefonica, in grado di soddisfare le diverse esigenze di consultazione e informazione. Un medico sempre a tua disposizione gratuitamente per fornirti pareri medici immediati e consulenza specialistica geriatrica. Invio al domicilio di un medico o di uno psicologo dell'emergenza in caso di furto, scippo o rapina. Non solo, cerchi un ristorante, un albergo, un cinema o una farmacia di turno, un operatore ti informerà su alberghi e ristoranti in Italia e nel resto del mondo. Per saperne di più chiama l'800 242466. Il CAF CISL, presente presso tutte le sedi CISL dell'Emilia Romagna, informa che sono iniziate le prenotazioni e la compilazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. Il nostro personale, già adeguatamente preparato sulle novità legislative introdotte dalla finanziaria, è pronto ad accogliervi con gentilezza e professionalità per compilare la vostra dichiarazione dei redditi e per rispondere ad ogni vostra specifica esigenza. Ai CAF CISL potete inoltre rivolgervi per dichiarazioni bollettini ICI, dichiarazioni ISEE, certificazioni RED, pratiche e ristrutturazioni edilizia. I nostri servizi sono certificati secondo la norma ISO 9001-2000 e con la garanzia del visto di conformità che attesta la corrispondenza tra i dati inseriti in dichiarazioni, la documentazione e la norma. Il 4 aprile 2008 decine di migliaia di lavoratori che operano nell'assistenza alla persona, ai disabili e non autosufficienti, nelle attività socioeducative per minori e nell'inserimento lavorativo hanno fatto sciopero per affermare il loro diritto a un salario adeguato alla professionalità e alla qualità dei servizi. Per dire basta ad un perverso sistema di appalti pubblici e privati basati sulla logica del massimo ribasso, al mancato riconoscimento della professionalità degli addetti, al rifiuto opposto dalle associazioni delle cooperative alle richieste economiche presentate dal sindacato, che in questo modo scarica sulle lavoratrici e sui lavoratori tutte le contraddizioni del sistema, condannandole ad un destino di precarietà e di salari da fame. Bene, con questa notizia termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali, ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla gratuitamente collegandosi alla pagina dell'informazione televisiva del sito della CISL Emilia Romagna. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ETV. Arrivederci!